Giampiero Forte, ex sindaco di Castelforte. È ancora nel mistero questa decisione di qualche mese fa dell'attuale primo cittadino Giancarlo Cardillo di revocare gli incarichi assessorili a due rappresentanti indicati dalla tua formazione civica che nel 2016 contribuirono e come alla elezione di Giancarlo Cardillo. Giampiero, ti sei mai posto il problema perché Cardillo ha assunto questa decisione grave, politicamente anche significativa? Sì, è stato un atto scellerato politicamente parlando e non solo, perché noi abbiamo fatto un accordo preelettorale come Liberi per Castelforte, abbiamo deciso, e siamo andati anche sul palco a dirlo, di votare, di appoggiare Giancarlo Cardillo sindaco. Avevamo fatto un accordo ben preciso con un documento sottoscritto, firmato, e che non è stato minimamente rispettato. Io sono ancora dell'idea che valga più una parola data che non una carta scritta con una firma sottoposta, però purtroppo mi devo prendere atto che le cose sono andate diversamente. Noi abbiamo contribuito fortemente alla sua elezione, lui dal giorno dopo, non dopo un mese, dopo due mesi, dopo tre mesi, dal giorno dopo ha attuato una politica distruttiva nei confronti della nostra associazione Liberi per Castelforte ed in particolare verso i miei due assessori, che era uno vice sindaco Valerio Ionta e l'altro assessore Stefania Ruggiero, due persone serie, professionisti senza nulla togliere dagli altri, per carità, che molto competenti nel ramo di appartenenza, era alle finanze un commercialista Valerio Ionta, era la pubblica istruzione, la vicaria, la preside della scuola di Castelforte, quindi molto targato molto sul settore, non si è avuto modo di trovare una forma di dialogo, di sederci a un tavolo, di fare una riunione, di programmare qualcosa, e questo purtroppo mi sta dando di premeditato, perché non è che c'è stato un incendio di percorso, non è che noi non abbiamo votato una delibera, non è che noi non abbiamo votato in consiglio comunale, noi no, siamo stati lì al posto nostro a fare la nostra parte, ma non c'è stata la possibilità materiale dal giorno dopo di poterci sedere a un tavolo e fare un ragionamento sinergico in interesse di un territorio. Quindi non c'è stata una ragione politica, una scelta politica che giustificasse tutto questo che è avvenuto? No, nel modo più completo. Io non so che tipo di paura li abbia preso, però non c'è stata una ragione, un segnale, un evento negativo, una posizione che noi abbiamo preso in contrapposizione che possa averlo indotto ad assumere un atteggiamento così distruttivo verso proprio i nostri, non solo verso i rappresentanti, ma anche verso i nostri sostenitori, verso i nostri elettori, verso i nostri cittadini. E noi ci siamo sentiti traditi in pieno, perché noi abbiamo detto ai cittadini: date una mano a Giancarlo Cardillo, perché ci saremo anche noi in questa compagine, ci sarà questo assessore, ci sarà quest'altro assessore, sposeremo i temi di questo territorio in modo sinergico. Invece purtroppo siamo stati un anno e mezzo senza la possibilità di dire la nostra e sederci a un tavolo. Voi avete chiesto però che Cardillo, alla luce di questa revoca e di un mandato elettorale tradito, avete chiesto le sue dimissioni. Sì, noi abbiamo chiesto le sue dimissioni perché nel momento in cui ci ha revocato gli assessori e lui ha vinto questa campagna elettorale per una manciata di voti, il nostro apporto è stato determinante, così come lo ha riconosciuto lui, non ha più, lui oggi non rappresenta più la maggioranza dei cittadini che lo hanno votato, lui non ha più la maggioranza numerica dei cittadini che lo hanno votato, quindi chi è illegittimo, chi è da sfiduciare è Giancarlo Cardillo in quanto sindaco, ma non rappresenta la maggioranza del popolo. Una considerazione mia personale, di cui mi assumo anche la responsabilità di quello che sto dicendo, non è che Giancarlo Cardillo nel corso del tempo ha temuto che l'ex sindaco Giampiero Forte tornasse ad acquisire quel potere contrattuale e politico da poterlo mettere tra virgolette in difficoltà sotto l'aspetto politico trattino amministrativo? Questo l'hai detto tu.